Il primo consiglio comunale pesarese del nuovo governo a firma Andrea Biancani è subito un consiglio infuocato. Causa principale dell'incendio è la questione, accesa e dibattuta, degli affidamenti alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare, che supera il mezzo milione di euro in poco più di 2 anni. Da un lato c'è la richiesta dell'opposizione, bocciata dalla maggioranza, che chiedeva una commissione d'inchiesta sulla questione. Dall'altro la maggioranza, che replica di come possa bastare la permanente commissione di controllo già in essere e l'indagine della Procura. Beh, devo dire che di questo problema legato alle spese che sembra che non siano state debitamente documentate, facevo sicuramente a meno, nel senso che è un problema che stiamo cercando di affrontare, però fin da subito ho dato la massima disponibilità dell'amministrazione comunale per mettere a disposizione tutti gli atti che sono necessari, tutti i documenti necessari. Questo viene fatto sia nei confronti dei consiglieri, sia nei confronti della stampa. Rispetto all'atto che dovevamo votare oggi, cioè quello di aprire di istituire una commissione d'inchiesta, sono voluto intervenire dicendo che secondo me questa richiesta è superata perché in questi giorni abbiamo saputo ufficialmente che la magistratura ha aperto un'inchiesta. E quindi mi sembra, come dire, quantomeno superfluo aprire, fare una commissione d'inchiesta comunale che tutti sappiamo ha poteri molto limitati. Esiste già una commissione che prevede il controllo degli atti che può essere attivata e che fino ad oggi purtroppo dall'opposizione non è stata attivata, ma non è sicuramente questo il momento di fare polemica. Voglio solo dire, c'è una commissione, c'è una magistratura che è già partita, che sta facendo un'inchiesta, non vedo perché dovremmo fare una commissione d'inchiesta come Consiglio Comunale. Quando il sottoscritto, ma penso tutti i cittadini, si devono sentire tutelati da quello che è l'azione che la magistratura sta portando avanti per verificare se ci sono stati o non ci sono stati illeciti o se sono stati fatti atti non regolari rispetto a quello che prevede la norma. Dura la replica dell'opposizione alla decisione presa dalla maggioranza guidata da Biancani, che afferma come oltre a mobilitarsi nel convocare immediatamente la commissione di controllo, si muoverà anche sulle società partecipate con un occhio che sarà principalmente indirizzato sulla Fondazione Pescheria e la gestione dei fondi di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Sì, devo dire che è una profonda delusione, tutto ci saremmo aspettato fuorché questo atteggiamento davvero negativo e privo di motivazioni che anche il sindaco ha addotto alla richiesta di non procedere con la commissione d'inchiesta. Addirittura ha mischiato i piani, competenze che fossi nel legislatore che ha previsto tre poteri ben chiari, quello politico, quello legislativo e quello giudiziario, mi starei rivoltando nella tomba. Il sindaco ha messo insieme il potere che ha e che è in capo alla magistratura, cioè quello di lavorare soprattutto da un punto di vista penale per accertare eventuali illeciti, con quello che invece è una competenza tipica del Consiglio Comunale che ha il compito di verificare che le risorse pubbliche che sono state spese, oltre mezzo milione di euro, siano state spese nella garanzia totale dei cittadini. Ecco, questa verifica la si poteva fare soltanto con una commissione ad hoc, una commissione d'inchiesta che avrebbe terminato al più presto il suo lavoro e che sarebbe stata mirata ad accertare le eventuali responsabilità da un punto di vista amministrativo. Ci auguravamo che il sindaco Biancani volesse intraprendere un nuovo cammino, un nuovo percorso. Evidentemente non solo la giunta è fotocopia della precedente, ma anche l'atteggiamento omertoso e poco chiaro rispecchia perfettamente il modello Ricci. Il presidente Lanzi lo ha annunciato, verrà convocata la commissione controllo e garanzia, che però è una commissione così con un potere sicuramente importante, ma un potere che esaurisce se stesso. Una volta verificati gli atti, la controllo sulla conformità degli atti, non potrà fare ulteriori indagini. Dopodiché il ragionamento che stiamo facendo è anche su quello dell'attivazione, a questo punto a cascata, di una verifica globale su quelli che sono gli atti che attengono agli enti partecipati del Comune di Pesaro, che sono tanti, penso alla Fondazione Pescheria, la quale sta organizzando, gestendo tutte le risorse che ad oggi sono in capo all'amministrazione comunale che provengono dalla Regione e dal Ministero per l'organizzazione della Capitale Italiana della Cultura. Credo che sia doveroso nei confronti dei cittadini garantire chiarezza anche sull'erogazione agli enti partecipati del Comune.